Alberto Angela è stato avvistato al Museo Archeologico di Cagliari e poi al nuraghe di Barumini. È in questi giorni a Cagliari e nell'isola per raccontare l'antica civiltà nuragica, l'antica civiltà dei Nur, l'antica civiltà degli Shardana, quella grande capacità artistica e culturale di assorbire altri linguaggi artistici e produrre arte e cultura residente da esportare. Al centro del Mediterraneo dell'epoca nuragica, la Sardegna, con i suoi più di 7.000 nuraghe, era quello che oggi si potrebbe comparare con New York dal punto di vista del fermento artistico-culturale. New York piuttosto che Berlino, piuttosto che Milano, su un'ampia rete territoriale diffusa. Adesso, chi lo spiega ad Alberto Angela che nel 2018 invece l'alta formazione artistica si ferma a Sassari, che non è capoluogo regionale e neanche città metropolitana? Chi glielo spiega che quei 7.000 e più nuraghe sembrano non essere più connessi? Chi glielo spiega che i linguaggi dell'arte nell'isola sembrano essere oggi disconnessi dall'altrove?